prego, può cominciare con la celebrazione. Carissimi, Aldo e Santina, siete venuti insieme nella casa del padre Marocco. Il libro! Il libro santo! Il libro, va bene, prego, prego. Quando mi farò Santina? Santina? Su. E se amico il padre perché è brava. Quando vi farò delle domande, Santina, rispondete Maronne! 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 Reggete il microfono! Ah, un attimo padre, che c'è anche il nipote Alessandro che vuole assistere, un applauso! Figlio di puttana! Quel farabutto peggio di Totorina, cazzo! Bellissimo ragazzo, complimenti signora, qui base terra! Bello, veramente bello! Riccione! Prego padre! Carissimi, alto basso, alto o basso? Sei alto, sei basso, medio. Carissimi, alto, medio, basso e Santina Turri, siete venuti insieme nella casa del padre Maronno perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa, cioè io, e davanti alla comunità, cioè questi signori. Aldo e Santina, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Maronne! Maronne! Brava! Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e odiarvi l'un l'altro per tutta la vita? Maronne! Maronne! È una forma un po' strana, padre. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà regalarvi? Madonna. Dio o qualcun altro? Madonna, signora! Madonna! Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, esprimete davanti a me il vostro consenso con l'urlo sacro. Anche lei, Aldo, cortesemente, base terra. No. Franco Santoro viene a leggere la lettera. Vada Franco. Non so, maestro, cosa le devo dire? Ci tocca, meno male è quasi finita stavolta. Dalla lettera di San Pino alla madre. Che lettera è, scusi, maestro? Ma chi è? Ho fame! Mandami i soldi, che qui con questi santi si muore di fame e non c'è neanche una donna. Grazie. Una lettera concisa ma dal significato profondo. Un applauso alla lettera di Pino a sua madre. Bravo Franco Santoro. Se qualcuno ha qualcosa in contrario con questa unione, stia zitto, o se proprio non li può vedere, se ne vada, tanto decido io. Prego. Vuoi tu, Santina, accogliere il qui presente Aldo Basso come tuo sposo e provare a essergli fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella pazzia, e di amarlo e odiarlo tutti i giorni della tua vita? Sì, lo voglio! Sei sicura? Sicurissima. Ma io questa roba chi cazzo la vado a raccontare tra vent'anni? Vuoi tu, Aldo Basso, accogliere la qui presente Santina Turri come tua sposa e provare a essere fedele sempre, quando mai, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e odiarla tutti i giorni della tua vita? E c'è Santina che mi sta stringendo la mano e me la tira. Ma ti deve tirare qualcos'altro, è lì il problema, e con quello faccio un po' più fatica. Prego. Ci pensa lei, ragazzi. Sì, lo voglio. Bene! Signora, le ha strappato il suo sì, Santina, immagino che cosa
io vi odio tutti. Dal primo all'ultimo vi auguro le peggiori cose per la vostra vita. Ma avete rotto il cazzo, ma avete rotto. Aldo, e se poi te ne penti? Allora vi dichiaro marito e mostro! Marito e moglie! E viva gli sposi! Tanto se un nonno non dormirò, non rischiare il maritone. La soluzione per uscire da qui è succhiarlo al direttore. È succhiarlo al direttore. Immagino dalla mia cella mentre fai l'amore con me, e tutti quanti parlano male di me, di te. Ma cosa ce ne frega, Santina? Immagino dalla mia cella mentre fai l'amore con me, e tutti quanti parlano male di me, di te. Ma cosa ce ne frega, Santina? Immagino che corri, che non te ne frega niente, e ritorni come sempre, Santina. Pesa sull'Europa, e l'altro dito tenete basso. Ma no, quello sono te, signora! Che cazzo è là, il diamante? Sono gli anelli di cartel, quelli di plastica. Sì. Ecco, signora. Ecco. Oh, bravo, signora. La firma per succedere il matrimonio. Firma. Lasci un messaggio a questi parenti stretti e meno stretti di Aldo Basso, che adesso sono anche suoi parenti, signora. Guardi quante bocche da sfamare ha. Tanto sono ricco, amore. Tanto è ricco, quindi guardi che festa che ha fatto. Prego, signora, lasci un messaggio. Chi non vuole in compagnia è un ladro. Marco, mi dici che non è finita qui la storia di Santina? No, allora è finita, ma non è finita. Nel senso che, al contrario, ma guarda, è successa una cosa bellissima. Un'ascoltatrice, qualche tempo fa, mi ha mandato un messaggio piuttosto pesante dicendo che secondo lei era una crudeltà quello che stava succedendo, che la stavamo maltrattando e tutto il resto. Poi è venuta alla festa, a mia insaputa, io non lo sapevo, me l'ha svelato dopo, dicendomi che è stata una delle serate più belle a cui lei sia mai stata, di questo tipo, e che vedendo la reazione, come ha vissuto la cosa Santina, si è resa conto che avevo ragione io. Ha detto, secondo me se voi interrompete adesso, questa ci muore, ci rimane male, perché praticamente le toglie un pezzo di vita finta che le abbiamo creato intorno. Quindi alla fine noi stiamo facendo del bene. Anzi, se avete una nonna sola, o un nonno solo, bello rincoglionito, insomma, proprio uno stronzo, proprio un demente, datemi il numero, così io piano piano switcho. Quando sparisce Santina, perché prima o poi il buon signore se la porterà via, io passerò ad altri. Cioè, ho trovato delle nuove vittime, anche più giovani, però non c'è gusto. Farle conoscere Leone?
siamo lì, eh. No, ma Leone, Leone è cosciente, lei è incosciente, diverso. Sarebbe uno scontro impari, cioè. Allora ci vorrebbe uno come DJ Anthony. Glielo chiediamo adesso in diretta? Io vai. Non mangi per fare un aperitivo a sangue. Che ma vattene a fanculo, se facciamo un'intervista. Ciao, cazzo, Froci, ciao. Pronto? Merda, chi? No. Nella Santina, eh? Ma va. Pronto? 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 Può essere una moglie, no? Eh? Troppo giovane. Ma una figlia, una nipote. Avete un nonno solo? Volete farlo accoppiare con Santina? Bella idea! Facciamola disinnamorare di Aldo, che tra l'altro anche se fosse realmente vecchio sarebbe un vecchio di merda, perché Aldo è uno schifo. Troviamo un vero fidanzato a Santina. Anche perché poi Santina sembra che ci dia a secco. Ah, maiala, cioè vi faccio sentire un pezzettino così a caso, ma senti qua. Brutta puttana vecchia, godi troia! Godi, godi troia, godi vecchia troia, godi! Madonna, amore mio! Devi sborrare, Maito! Sì, poi ovviamente queste cose qua le metterai tutte, no, sul video, ovviamente, no? Pippo, allora, chiediamo a Pippo. Pippo, dobbiamo interrompere questo scempio o continuare? No, io direi che bisogna continuare in assoluto, perché sono ben 8 minuti al giorno che portiamo via il programma, che è una figata. No, ma non faresti un casting per i vecchi per trovare il fidanzato a Santina, quello vero però? Vado da postare. Mandateci una mail. Un televoto. Oppure mandate una mail direttamente al sito dello zoo.com. Ciao. Ciao. Però adesso c'ho la cappella durissima. Sì, stammi sentire. C'ho la cappella di Gigro Bodacciaio. Santina! Sì, sì, eccolo. Santina! Pronto, benvenuto sia Dio nel tuo cuore. Ma lui è il parroco di Milano? Io sono padre Maronno, ricordi? Ci siamo sentiti spesso in passato. Sì, che dovevamo sposarsi tra me e Aldo. Esatto, tu hai dei dubbi? Hai dei dubbi sulla veridicità del matrimonio? No, no, non è che ho dubbi, non ho dubbi. Qua il prete di San Martino Buonalbergo sa cosa mi ha detto? Ci vuole due testimoni, le carte e che io firma. Ma non è così, Santina. E anche Aldo. Allora siete sposati. Il matrimonio è nel cuore del Signore, non c'è bisogno di carte, cartacce, cartume. Il matrimonio è dentro di te, il legame lo fa Dio. Il parroco di qua, San Martino mi ha detto così. No, non credere a questi finti preti che si spacciano per preti e vogliono solo darti delle carte burocratiche per farti pagare dei danari. No, senti, io volevo andare su in chiesa, non in comune, sposarmi con Aldo, giusto? Puoi fare delle carte e dopo avere dei testimoni, due testimoni, e dopo avere delle carte che io dice che ho sposato Aldo. Santina, ascoltami, io ho fatto diversi matrimoni telefonici e sono tutti fioriti come dei fiori in un campo germogliato di santi. Santina, ripeti con me, ripeti con me. Io dichiaro. Sposato. Me, Santina. Io, Santina, Con Aldo Basso. Alto basso per tutta la vita e anche poi dopo per tutta la vita e poi cosa ha detto non ho capito poi anche dopo e poi dopo è quello e poi dire. Dopo ripeti con me cosa vuol dire così è il sigillo del matrimonio sentito mi deludi così fallo meglio sentito impegnati ti stai sposando sì. Non sono capace di farlo. Prova l'ultima volta. Vediamo se il Signore lo sente. Più forte. Per la Santa Chiesa di Dio, Padre, ti dichiaro Marito e Aldo.